Tu, come anche i tuoi fratelli, avete iniziato quando eravate molto piccoli. Sì. Qual è stato il tuo primo lavoro all'Egio? Il mio primo lavoro all'Egio è stato La carica dei 101, film della Disney con tutti i cagnolini, film di successo che è stato il mio trampolino di lancio. Poi sono cresciuto. Che poi per un doppiatore doppiare un cane non è proprio una cosa. Non è una cosa, dicevi, molto gratificante, dici? Non è una cosa estremamente gratificante. Doppiare un cane? Sì. Doppiarlo bene, certo. Un ricordo di Barbetti e di Gianfranco Bellini. Un ricordo bellissimo, nel senso che Cesare Barbetti e anche Gianfranco Bellini sono stati due maestri del mio lavoro. E ho avuto più contatti con Cesare Barbetti, però questo non significa che anche Gianfranco era grandissimo. Poco fa, proprio in un'altra intervista, stavo raccontando di un aneddoto molto carino. Mi capitò con Cesare la bellezza di 14 anni fa. Mi chiamò, lui dirigeva un film di Robert Redford che si intitolava Il mezzo scorre il fiume e guarda caso uno degli attori giovani che interpretavano il film si chiamava Brad Pitt, che però era uno sconosciuto. Cesarino mi disse: Sandro, guarda, c'è questo attore, devi doppiarlo te. Questo è bello e bravo, secondo me diventerà pure famoso, quindi doppialo bene così ti resta. E ci ha visto giusto, ha indovinato tutto, grazie Cesare. Da Bellini ho avuto un rapporto un po' più, come dire, rado, nel senso che abbiamo lavorato insieme, però lui era un attimino più schivo. Poi succede nei rapporti di lavoro, cioè persone con le quali ti capita di stare di più, le persone con... Resta il fatto che ho un grande ricordo di Bellini, sia come uomo, la grande umanità di quest'uomo e la grande forza, e poi la grandezza come doppiatore non si discute, insomma, è stato uno di quelli del gota del doppiaggio. Il suo personaggio? Dunque, è un personaggio che mi è piaciuto subito, nel senso che quando il direttore del doppiaggio, Alessandro Rossi, che colgo l'occasione per salutare, un carissimo amico, mi ha illustrato le caratteristiche del film e del personaggio che dovevo interpretare, mi sono reso conto che era il personaggio giusto per Robert Downey Jr., nel senso che partiva come un giornalista un po' strano, un po' scapestrato, ma comunque un giornalista d'assalto, che per una serie di vicissitudini, che non dico per chi non ha visto il film, si ritrova in un tunnel di alcol e droga che lo portano a un disfacimento. E questo ho capito che era il film per Robert Downey Jr. perché è quel tipo di interpretazioni che lui rende ai massimi livelli. Credo che negli Stati Uniti, nel panorama internazionale, non ci sia un attore più bravo di lui per questo genere di ruoli. A parte che secondo me è bravo in tutti i ruoli perché è un attore straordinario.